Buonasera dagli studi di Noi TV e bentrovati al confronto tra i candidati a sindaco per il comune di Massarosa. Vi presento subito i nostri ospiti che sono appunto i candidati a sindaco per questo comune. Iniziamo dalla vostra destra, alla destra dei vostri teleschermi, Alberto Coluccini, che è sostenuto dalla lista Associazione Civica Massarosa. Buonasera. Buonasera. Accanto a lui Franco Mungai, che è anche il sindaco uscente, è sostenuto dalle liste Noi per Massarosa, Partito Democratico e Sinistra Comune. Buonasera. Buonasera. Accanto a Mungai c'è Nicola Montalto, che è sostenuto dalle liste Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera. E infine, accanto a me, Samuele Marsili, che è il candidato sostenuto dalla lista Movimento 5 Stelle. Buonasera. Ricapitoliamo le regole di questo confronto, che sono più o meno le stesse che abbiamo utilizzato nei confronti precedenti. Ci sono sette domande alle quali si può rispondere, i candidati potranno rispondere in un minuto e mezzo, poi altre tre domande per il quale il tempo di risposta sarà invece un minuto. C'è possibilità di replica, ci sono a disposizione per ogni candidato 8 repliche da 30 secondi, non più di 2 per ogni risposta. C'è la possibilità anche da parte dei telespettatori di inviare delle domande al numero 348-655-9792, domande ovviamente tramite SMS, ne verranno scelte 2 alla fine di questo confronto che saranno poste ai candidati in questione e poi si concluderà con l'appello finale al voto da un minuto e mezzo. Vi ricordo che oltre che in diretta su Noi TV siamo in diretta anche su Twitter grazie agli amici del sito loschermo.it, l'hashtag è Occhio al Sindaco. Abbiamo detto tutto, se non ci sono ulteriori richieste di chiarimenti possiamo iniziare con il nostro confronto. Mi sembra che possiamo iniziare tranquillamente. La prima domanda è una domanda assolutamente introduttiva, di presentazione. Vi chiediamo in effetti di presentarvi, di presentare nel tempo di un minuto e mezzo le vostre liste e i vostri riferimenti politici. In sostanza vi chiediamo appunto di parlare della squadra che avete a disposizione, di quali sono i vostri orientamenti, magari anche rispetto alla politica nazionale, se ce ne sono. Iniziamo con il giro di risposte dal candidato Alberto Cucci. Noi siamo una lista civica vera del territorio, Made in Massarosa infatti è il nostro motto. Io culturalmente sono una persona di centrodestra, questo è noto e risaputo, ma non ho stretto accordi con le segreterie di partito e corro per i cittadini di Massarosa. Comunque sia sono sostenuto da alcuni partiti politici che sono il Partito Socialista Italiano e l'UDC e da dei movimenti Viva l'Italia non Euro e gli innovatori che fanno parte a carattere nazionale di Fratelli d'Italia, ma che hanno deciso a livello locale di appoggiare la mia candidatura. La mia candidatura nasce dopo un impegno di 5 anni sul territorio sui problemi di Massarosa, pur non essendo stato consigliere comunale, ma comunque sia mi sono occupato delle problematiche e ho cercato di svolgere un ruolo attivo e costruttivo per contribuire a far crescere il nostro territorio. Nella nostra lista ci sono diverse persone che sono nuove alla politica e che si impegnano per la prima volta e anche qualche persona che ha delle precedenti esperienze amministrative. Il nostro progetto è un progetto per Massarosa, per far crescere Massarosa, niente questo è. Bene, grazie Coluccini. Franco Mungari. Allora, io sono chiaramente il sindaco uscente e sono a capo di una coalizione formata da Noi per Massarosa, che è una lista civica dove ci sono provenienze dalla società civile, il Partito Democratico e la lista Sinistra Comune, che raccoglie in sé tutti gli animi della sinistra, dai comunisti, Rifondazione, dagli ambientalisti, da SEL e gli altri. Diciamo, ci siamo riproposti per governare Massarosa con lo stesso entusiasmo con cui l'abbiamo fatto la prima volta.
ho saputo, diciamo, gestire la coalizione in maniera compatta. Sono partito con un assetto di assessori e sono arrivato in fondo con i soliti. La maggioranza è sempre stata compatta per tutto il mandato, abbiamo sempre trovato i punti di sintesi, i punti di convergenza, i punti di accordo che ci hanno consentito di votare sempre i provvedimenti passati in Consiglio all'unanimità. Anche, devo dire, l'opposizione i 2/3 dei provvedimenti li ha approvati, quindi ci riproponiamo per governare Massarosa con la consapevolezza che abbiamo fatto bene, con l'entusiasmo che abbiamo sempre messo, con l'idea di completare quelle cose che non abbiamo finito col primo mandato e che vogliamo finire con questa seconda opportunità. Sono, diciamo, metto a disposizione tutta la mia professionalità per poterlo rifare. Grazie a Franco Mungai. Nicola Montalto. Buonasera, io sono un imprenditore, un cittadino, non sono un politico, anche se vengo appoggiato ovviamente da tutte le forze del centrodestra, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia e il Nuovo Centrodestra. Che dire, il mio impegno politico si è visto principalmente in un movimento libero cittadino contro le tasse che l'amministrazione ha chiesto alla popolazione per i rifiuti solidi urbani. Detto questo, da questo impegno, da questa voglia, diciamo, di contribuire alla politica di Massarosa, dei cittadini, ho deciso di accettare, diciamo, questa sfida e di essere qui poi stasera, poi in definitiva. Le nostre squadre sono tutte squadre delle vecchie liste, rinnovate al 90%, solamente pochi della passata amministrazione hanno partecipato, hanno, diciamo, rinnovato la sfida politica. Nelle nostre liste ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi giovani e questo a me ha fatto veramente molto piacere, perché spesso si vede, soprattutto quando girando per le frazioni, per la popolazione, che tantissima gente proprio non ha voglia di partecipare. Invece nelle nostre liste c'è un'ottima partecipazione, una buona partecipazione, soprattutto da parte dei giovani. E questo sinceramente mi ha dato una bella spinta e li ringrazio tanto. Bene, grazie a Montalto. È il turno di Samuele Marzini. Sì, io sono portavoce, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Sottolineo portavoce perché nel Movimento, tanto preciso che noi non siamo un partito e non lo saremo mai. Il Movimento nasce perché stufo di questo modo di governare l'Italia e automaticamente la stessa cosa si rigira sul territorio locale, sui comuni. Noi siamo degli attivisti, siamo delle persone che lavorano sul territorio, che tutti i giorni parliamo con le persone, non solo in campagna elettorale, ma durante tutto il nostro attivismo che facciamo. La nostra priorità è di essere la trasparenza, quindi noi abbiamo due motti, l'onestà andrà di moda e nessuno deve rimanere indietro. Cioè, questi due slogan sono quello che caratterizzano il Movimento 5 Stelle. E a Massarosa, prima delle elezioni del 2013, abbiamo cominciato ad essere un gruppo di persone, abbiamo cominciato ad essere attivi sul territorio, già lavoravamo in Versilia, il Movimento 5 Stelle in Versilia, diciamo che è storico, nasce dal 2005-2006. Qualche politico se lo ricorda già, ha avuto già a che fare, non a livello amministrativo, ma scontrando, perché poi noi siamo delle persone che anche fuori dal comune riusciamo a farci sentire, cerchiamo di farci sentire nelle amministrazioni e certo ora è il momento che noi cominciamo a riprendere la nostra politica e il cittadino deve tornare a governare con la trasparenza. Questo è il Movimento 5 Stelle, la squadra è una squadra di giovani. Grazie a Samuele Marsili, è terminato il primo giro di risposte, non so se ci sono repliche, mi sembra di no. E allora passiamo alla seconda domanda. Prima ricordo appunto che anche i nostri telespettatori possono inviare domande al numero segnato in sovraimpressione 348-655-9792. Quello che vi raccomando è di formulare domande alle quali possano rispondere tutti e quattro i candidati. È inutile mandare una domanda per Mungai o per Montalto e basta, bisogna che rispondano tutti e quattro. Seconda domanda, una domanda un pochino più cattiva, qui si entra un pochino più nel vivo. Ci dovete parlare, come se stesse parlando a un elettore di Massarosa,
e avete finito di esporre il vostro programma e ora lo state informando su quali sono i punti deboli dei vostri avversari, cioè quali sono gli aspetti che secondo voi dovrebbero consigliare gli elettori a non votare i vostri avversari. Sappiamo che è una domanda che può risultare un po' imbarazzante, però la facciamo per questo. E inizia a rispondere Franco Mungai. No, ma la domanda è veramente singolare, perché più che altro io mi sono sempre prefisso l'obiettivo di parlare di quello che io intendo fare, dando continuità a un operato che ho già fatto. Quindi parlare male degli avversari non mi sembra che sia giusto, perché non è corretto nei loro confronti, anche perché poi di male di me si fa presto, perché sono quello che ha governato 5 anni, quindi per loro è più semplice. Per me che ho governato, parlare male di quello che potrebbero fare degli avversari mi sembrerebbe ingiusto. Io posso dire da quello che ho sentito nei programmi, e per esempio c'è il candidato del Movimento 5 Stelle che ha detto che non farà opere pubbliche, che farà cemento zero, per dire, queste sono cose che non condividiamo, ma a livello di programma, ma non a livello, diciamo, di candidato come tale, perché non sappiamo poi quelli che saranno in condizione di poter fare. Io, per quanto riguarda il resto, non mi sento di dare dei giudizi a priori sui candidati, semmai sui programmi dei candidati. Diciamo, il centrodestra aveva governato precedentemente al mio mandato, e qualche cosa si può dire su quello che ha fatto. Ho trovato un comune che aveva il patto sforato, l'ho riportato in carreggiata, però non gli si può fare una colpa a quello che si propone di venire dopo. Lo stesso Coluccini li posso riconoscere che in questi 5 anni dobbiamo ha chiudere. Fatto una diciamo un'opposizione molto spinta. Grazie a Franco Mungai, la parola a Nicola Montardo. La domanda era? Il punto debole dei nostri perché avversari. Non votare? Perché non votarli? Allora, per me è molto più facile effettivamente aggredire 5 anni di mandato della giunta Mungai. Io sinceramente ci sono rimasto un pochino male il giorno della manifestazione, per due motivi, della manifestazione anti-Tares. Il primo perché per 3 anni avevo letto, come tutti i cittadini, sulla stampa che l'amministrazione Larini aveva effettivamente operato diciamo in modo abbastanza aggressivo, con una politica di cementificazione, con sperperando. E una delle dichiarazioni che il sindaco Franco Mungai aveva fatto appena si era insediato è appunto quella di dire che non sapeva se avrebbe avuto i soldi per pagare le bollette. Questa fu una delle dichiarazioni. E per anni ci ha proprio detto che insomma, aveva trovato una situazione disastrosa del comune. Quando prese parola alla manifestazione l'ex sindaco Larini, gli disse in prima persona direttamente: noi vi abbiamo lasciato 10 milioni di euro in cassa e 35 milioni di euro di opere pubbliche da spendere. E il sindaco gli ha risposto: è vero, davanti ai cittadini. Allora io da cittadino ho detto: ma come? Per anni ho sentito dire questa cosa qua, e ora questa, diciamo, chiamiamola una bugia. Mi fermo. Grazie a Montalto. Marsilio. Allora, io non sono molto d'accordo con il signor Franco Mungai, perché allora, il fatto per dire che lui tecnicamente non dice niente contro di noi, però poi lui è rappresentato da partiti, da persone che fanno articoli, quindi dal PD, e non mi sembra che anche sui network, sulle pagine Facebook e tutto siano in gran silenzio contro il movimento. Normalmente il movimento, appena ho delle idee o delle proposte, vengono subito dette o siamo dittatori o siamo fascisti. Anche ultimamente le persone candidate nella lista del PD si sono permesse di utilizzare questi termini. E io quindi, io siccome sono un portavoce e mi prendo come portavoce, sono tale che mi prendo la responsabilità di quello che avviene dai nostri candidati, dalle nostre persone, dai cittadini, e quindi questo non è molto bello. E sull'amministrazione, allora, parlo anche, prima voglio partire con Forza Italia, che loro hanno mancato di opposizione, cioè realmente in 5 anni non c'è stata un'opposizione, è stato un lavoro facile per la coalizione di sinistra, e i danni l'hanno fatti tanti, quindi per me la responsabilità dei partiti ancora una volta c'è.
Io su Coluccini non ho niente da dire, sul fatto per dire che ritengo sempre che bisogna anche venire fuori quella parte che siamo, poi giustamente l'hai detto, siamo del centrodestra, sei del centrodestra e quindi ti devi prendere questa identificazione e passare un poco troppo, come, cioè copiare un po' anche il movimento, che tutti copiano il movimento, come poi anche il programma del Franco Mungai, che poi dopo magari avremo occasione. Dobbiamo chiudere qui. La parola a Coluccini. Sì, allora, io non voglio copiare nessuno, mi dichiaro di centrodestra e anzi dico ai cittadini di centrodestra di scegliere me rispetto ai partiti rappresentati, diciamo, di fatto dalle segreterie di partito, perché per 5 anni mi sono impegnato sul territorio, cosa che non si è vista da parte dei partiti tradizionali del centrodestra. L'unico a rappresentarli sono stato io, per cui i partiti del centrodestra in questi 5 anni sono stati assenti dalla scena politica massarosese. Io ripeto, non ero consigliere comunale, per cui mi sono sostituito al fianco dei cittadini e sono andato fino in fondo su questa linea. Per quello che riguarda l'amministrazione Mungai, è evidente che la mia candidatura nasce giusto appunto in netta contrapposizione ad al suo operato. Abbiamo una tassazione portata al massimo, una gestione dei lavori pubblici che a me non è piaciuta per niente, io l'ho trovata poco organizzata e non giudico positiva anche la qualità delle realizzazioni fatte. Anche sull'aspetto della partecipazione, che spesso la Giunta Mungani fa un punto di forza, a mio giudizio è solo apparenza e poca concretezza. Mi riferisco anche per esempio al bilancio partecipato, dove i cittadini sono stati chiamati a scegliere un'opera pubblica, che ad oggi è l'unica che non ha visto il via, infatti. Per quello che invece riguarda il Movimento 5 Stelle, un movimento nuovo, dico giusto il loro impegno, però nessuno viene dal futuro, ecco, puritani non ce ne sono, secondo me. Grazie anche a Coluccini, ci sono repliche, eccola qua, Franco Mungai. Non poteva che essere la mia la replica, perché sono quello che sono stato attaccato più duramente. Devo dire che per quanto riguarda il movimento per la Tares, giustamente quelli che hanno avuto gli aumenti hanno protestato, ma la protesta è stata anche molto pilotata da qualcuno che aveva interesse che venisse portata avanti. È vero che la Reni ha lasciato dei fondi che li aveva procurati, ma non ha saputo spenderli, e noi li abbiamo spesi per quello che erano stati stanziati. E per quanto riguarda la partecipazione, abbiamo fatto delle scelte che non abbiamo ancora attuate per il fatto che abbiamo momentaneamente dirottato quei soldi su delle emergenze che sono sopraggiunte. Li spenderemo. Montalto, cioè prima Montalto, poi ancora Coluccini. Io ero presente alla... Non è partito ancora un altro. Prego, prego. Io ero presente al movimento della Antitares. Non è vero che c'erano solamente le forze politiche, era un movimento di cittadini che è partito proprio da un tantam di internet e ci siamo ritrovati in tantissimi, anche nella sala consigliare, proprio per cercare di capire e di studiare a fondo questa tassa, questa legge. E siamo andati dal sindaco da cittadini, e ci siamo comprati da cittadini e non da politici. Grazie a Montalto. Coluccini chiede la parola. Sì, allora, le tasse, io parlo di tasse, di imposte comunali, di fatto, sono tutte al massimo, non stiamo parlando solo della Tares, ma abbiamo la Minimu, la Superimu, perché tutto quello che non è prima casa è tassato al 10,6, il massimo consentito di fatto per legge, l'addizionale IRPEF, e addirittura in un periodo di crisi del genere abbiamo aumentato pure i lumini al cimitero come ciliegina sulla torta. Ecco, per cui la tassazione a Massarosa è al massimo su ogni fronte. Questo io non lo reputo accettabile. Chiudere qui. Ci sono altre repliche o controrepliche? Mi sembra di no. E allora andiamo avanti con le nostre domande. Andiamo sul territorio e parliamo delle frazioni, perché di solito nei comuni si dà grande importanza al centro. Però poi tanti dicono delle frazioni ci si ricorda soltanto in campagna elettorale. Ecco, vogliamo chiedervi i vostri impegni, le vostre priorità sulle frazioni, ma diteci cose concrete che effettivamente si possono fare e avete intenzione di fare. Parte per primo Montalto. Un minuto e mezzo. Allora, io ho fatto il giro di tutte le frazioni a Massarosa e ho ascoltato tantissimi cittadini, tantissime associazioni, e proprio
facendo tutto il giro, ho pensato questa cosa qua, che forse che a Massarosa l'unico modo per accontentare tutti è proprio quello di fare un piano triennale, un piano quinquennale, dove frazione per frazione vengono stabiliti i fondi da destinargli e poi fare scegliere ai cittadini, ma non con comitati politicizzati dove le persone vengono scelte, presidenti e commissione dai partiti, ma proprio dal cittadino. E il cittadino darà una priorità a quello che vuole fare con i soldi che ha a disposizione. Questa per me è democrazia, cioè in modo tale che ogni singola frazione non possa dire è stata privilegiata quella invece dell'altra, perché spesso mi sono sentito dire questa giunta ha governato contando i voti, nel senso che ha fatto più opere magari a Stiava o a Piano di Conca proprio perché quello lì era il suo bacino d'utenza. Ecco, io voglio proprio scongiurare questo, eventualmente se fossi eletto sindaco vorrei proprio evitare che le frazioni mi puntino il dito per dirmi hai privilegiato magari il centro perché è lì che hai... No, in base a quelle che sono le disponibilità si faranno delle proporzioni e tutte le frazioni avranno a disposizione i propri fondi. Grazie Montalto. Marsini. Mi fa piacere perché sento parlare in maniera grillina, come si dicono. Questo che ha detto Montalto si chiama democrazia diretta. È il nostro punto principale del Movimento 5 Stelle. La democrazia diretta è quella che, come bilancio partecipativo, cioè, oggi a Massarosa non è stato fatto niente di democrazia diretta o bilancio partecipativo, cosa che invece vantano di questa cosa. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo, e siamo, perché siamo anche l'unica forza credibile che può fare questo? Perché non abbiamo compromessi con nessuno, cioè noi siamo liberi. Non abbiamo alleanze con partiti, non dobbiamo promettere niente a nessuno, non abbiamo promesso nessuno a nessuno in campagna elettorale, non abbiamo dovuto fare piaceri o di niente, quindi né cene né cenettine, noi siamo liberi in questo senso, quindi la nostra creazione è prendere l'esigenza e le esperienze per dire che hanno i cittadini, creare questi per ogni cosa, per ogni attività, e automaticamente noi faremo da... porteremo la voce del cittadino in comune, quindi automaticamente il cittadino entrerà in comune. Sulla parte, apro una parentesi visto che ho ancora 20 secondi, sul cemento zero, cioè, Mungai, noi non è che non facciamo cemento, cioè noi riqualificheremo il territorio ed anche questo fa parte della democrazia diretta, saranno i cittadini a dire cosa riqualificare e niente grandi opere, cioè noi riqualifichiamo quello che i cittadini ci danno, però mi fa piacere che anche gli altri cominciano a parlare come il Movimento 5 Stelle. Sono molto felice. Grazie a Marsili, la parola a Coluccini. Sì, logicamente condivido più partecipazione nelle scelte da parte dei residenti delle frazioni. Nelle frazioni serve più decoro e manutenzione. Un aspetto importante, secondo me, nelle frazioni, anche in attesa di portare avanti il progetto sulla Sarzanese dei marciapiedi, è intervenire come possibile sulla sicurezza della Sarzanese, che è la strada principale che attraversa il comune, è molto pericoloso. Io in un primo tempo, noi siamo in tanti tratti addirittura assente la segnaletica orizzontale, prevedo nel rispetto della legge, per esempio, anche dei piccoli interventi concreti di restringimento della carreggiata anche per semplicemente 10 centimetri, in cui ci sia comunque sia lo spazio per un pedone di poter percorrere la strada, diciamo, senza trovarsi nella strada in cui magari gli passa proprio a fianco il camion. Dopodiché in ogni frazione ci sono delle situazioni specifiche, che ne so, nella frazione di Piano di Bombe e Piano di Conca esiste un problema annoso che va risolto dell'acqua torbida, per cui va trovata una soluzione perché siamo ai limiti della insostenibilità. Ho visto l'altro giorno, che ne so, il parco a Bozzano veramente trasantato, che ha bisogno di lavori, diciamo, di ripristino anche per quello che riguarda i giochi pubblici che sono presenti. Insomma, in ogni frazione si interverrà sulla base delle reali esigenze. Mungai.
Allora, noi in questi 5 anni abbiamo cercato di fare lavori seminati in tutte le frazioni, che non ci fosse qualcuna che avesse un privilegio rispetto ad altre. Non è vero che abbiamo favorito il capoluogo, ma le abbiamo fatte da tutte le parti. Quello che ci ha ispirato in questi lavori è stata che la qualità della vita nelle singole frazioni migliorasse, quindi con la realizzazione di parchi, piazze e parcheggi. Quello che ci interessa portare avanti è la sicurezza da tutte le parti, e per questo abbiamo già iniziato con il nostro con il rifacimento del comando della Polizia Municipale, per dar modo di poter, diciamo, aumentare questa sicurezza. Le scuole abbiamo fatto grandi investimenti per metterle, per adeguarle e perché fossero utilizzabili, diciamo, in maniera sicura da parte dei ragazzi. Abbiamo portato il gas in zone sprovviste, le fognature, l'illuminazione ne abbiamo estesa in grande quantità. Abbiamo, da un punto di vista partecipativo, visto che ci viene contestata questa cosa, abbiamo istituito i comitati di rappresentanza locale, che non esistevano, per cui c'è una democrazia diretta di confronto con i cittadini, con la popolazione, che ci deve dire cos'è che gli interessa. Per quanto riguarda il bilancio partecipativo, lo abbiamo fatto, non abbiamo realizzato finora quella che era la scelta, perché ci sono avvenuti delle frane durante gli ultimi eventi calamitosi, e abbiamo detto: tanto la scuola ora sta per finire, utilizziamo questi soldi per sopperire all'emergenza, li spenderemo subito dopo se ci saremo noi, altrimenti chi verrà dopo di noi. Grazie a Franco Mugai. Ci sono repliche su questa domanda? Montalto. Allora, facendo il giro delle frazioni, ci siamo veramente accorti, parlando con la gente, che c'è stata tutta una parte, che è la frazione montana di Corsanico e Bargecchia, che sono state quasi dimenticate. Io ho fatto il giro settimana scorsa e c'è una situazione di frane che è veramente molto preoccupante, così come degrado di lavatoi e fontane. Ci sono parti del territorio che effettivamente hanno beneficiato molto meno dei fondi a disposizione, e questo secondo me andrebbe senz'altro recuperato. Grazie a Montalto. Ci sono altre controrepliche. Coluccini. Sì, io volevo dire che secondo me la caserma della Polizia Municipale io non l'avrei mai fatta, li avrei lasciati a Massarosa, e non contribuiscono a garantire maggiore sicurezza, non contribuisce a garantire maggiore sicurezza. È la dotazione tecnologica che garantisce la sicurezza, e le videocamere le potevamo mettere anche senza dover trasferire i vigili, rifacendo un re-layout degli spazi interni al comune dove erano gli ex uffici Sermas. Era possibile, i metri quadrati, siccome più o meno sono quelli, avremmo potuto ripristinare la vecchia sede, ammodernarla un pochino e ottenere il solito risultato. In effetti la sede occupata attualmente dai vigili urbani, quella precedente, era formata da due stanze essenzialmente, priva di qualsiasi servizio e di qualsiasi tipo di spazi che consentisse l'installazione delle apparecchiature che abbiamo installato. Abbiamo messo sistemi innovativi da un punto di vista di videosorveglianza sul territorio, che non le ha nessuna amministrazione della Versilia. Metteremo anche delle telecamere intelligenti che vanno a leggere le targhe delle auto, confrontandole con l'ingresso sul territorio di targhe di macchine rubate e con macchine segnalate. Per cui la sicurezza l'abbiamo migliorata con questo metodo. Mungai, grazie. Marsili. Io voglio fare una domanda a Mungai. Però non sarebbe, lei può fare domande. Gli regalo anche il tempo. Allora. Può fare domande allora, in diretta, domanda in diretta. Gli voglio domandare quanti sono i soldi che ha speso, decisi dai cittadini, e quelli che non hanno deciso i cittadini. Io da cittadino vorrei saperlo. Quelli decisi dai cittadini sono circa 250.000 euro che abbiamo stanziato per la partecipazione, per un progetto di partecipazione diretta. Poi le opere pubbliche che sono state fatte sul territorio sono venute fuori dalla richiesta dei comitati di rappresentanza locale. Noi non è che ci siamo inventati delle opere pubbliche da fare noi direttamente. Dobbiamo chiudere qui. Penso. Ci sono altre controrepliche? No. E allora andiamo avanti ancora e affrontiamo la questione delle tasse, che è una questione spinosa per tutti i comuni, anche per quello di Massarosa. Quello che vi chiediamo è che quali impegni vi sentite di prendere con i cittadini se veniste eletti sindaco a Massarosa. Quindi
La questione tasse, iniziamo con Marsili del Movimento 5 Stelle. Ok, noi non ci sentiamo di promettere di calare le tasse. Marsili, un momento perché sì. Abbiamo un problemino, eccolo qua, è partito il countdown, prego. Ok, non ci sentiamo di promettere un calo delle tasse nell'imminenza perché bisogna capire cosa ereditiamo dall'ultima amministrazione. Di certo la gestione, per dire, del comune per noi non è così rosa e fiori di come viene descritta. La maggior parte delle tasse sono causate dal fatto anche un po' di una gestione del rifiuto, e però dico, anche promettere bene o male nei vari slogan dei candidati tendono sempre a calare le tasse, però io vorrei chiedere com'è possibile calare una tassa, ad esempio anche dei rifiuti, quando il signor Franco Mungai ha firmato e approvato, dopo tutto che noi le avevamo chiesto anche gentilmente di non farlo, un atto costa, quindi che 102, un progetto atto costa che saremo costretti noi come cittadini ad avere una gestione privata, cioè cosa che va contro anche il referendum. Quindi il signor Mungai ha firmato una cosa di questo genere, quindi io dico, come si può promettere a un cittadino questa cosa che poi, quando arriveremo, che avremo una società pubblica che gestirà per 102 comuni i rifiuti e noi come comune non potremo fare niente? Queste sono le cose che noi bisogna cercare di capire, i cittadini devono saperlo. Quindi un'altra cosa che è la mancanza di trasparenza sulle tasse, noi cercheremo di capire quello e magari manterremo le stessi costi e daremo più servizi. Tempo a disposizione terminato, passiamo a Colucini. Allora, il mio impegno per la riduzione delle tasse non nasce in campagna elettorale, ma è un impegno che ho portato avanti costantemente in questi cinque anni. Due anni prima dell'entrata in vigore della TARES annunciai che ci sarebbe stata la stangata a Massarosa, venne un pochino deriso dall'amministrazione dicendo che il Colucini non se ne intendeva e che non ci sarebbe stata nessuna stangata, poi questa è arrivata, ma io avevo detto quella che era la mia ricetta per lavorare su delle leve direttamente sui costi per non arrivare a avere una TARES così elevata. Anche in ambito ATO il sindaco rimane il primo a dover garantire comunque sia anche i risultati sul territorio, per esempio di percentuale di raccolta differenziata, e ha lo stesso la possibilità di presentare e di proporre il proprio modello. Ecco perché noi addirittura paghiamo l'ecotassa, l'amministrazione l'ha sempre negata, continua a negarlo. Io però le dico, di fatto tecnicamente la paga Vera, ma altrettanto di fatto poi ricade nella tassazione perché rappresenta un costo, così è per quello che mi risulta e la Regione ce l'applica. Anche sull'IMU avevo già presentato una mozione dove mi era appellata a tutti i consiglieri comunali per alleggerire la prima casa data in uso gratuito ai figli. In uso gratuito ai figli anche l'eliminazione della mini IMO, che comunque sia una cosa marginale, era facilmente, insomma, intervenendo. Basta così? Possibile. Franco Mungai. Allora, per quanto riguarda la tassazione del comune di Massarosa, non si fa né più né meno quello che fanno tanti altri comuni in Italia. Non è vero che è a livelli massimi dell'Italia la tassazione a Massarosa. Intanto, per il livello di pagamento della spazzatura, deriva da una serie di accordi venuti da lontano, e se nel passato ho cercato di fare delle razionalizzazioni nell'interesse della comunità di Massarosa per farla pagare meno. Non ci scordiamo che sotto la mia presidenza di CAV si è ridotta il costo della spazzatura da 177 euro la tonnellata a 134 euro la tonnellata. Non è vero che si paga l'ecotassa, come sta a cuore Coluccini, perché l'ecotassa in Versilia, per effetto che i rifiuti vengono lavorati nell'impianto di Pioppo Gatto, non viene pagata da nessuno perché assolve agli obblighi europei di trattamento dei rifiuti, per cui l'ecotassa in Versilia non la sta pagando nessuno.
Questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda i rifiuti, io rivendico che sotto la mia presidenza e sotto la mia azione ci siano stati dei miglioramenti. E io credo che quando uno si trova a gestire un contratto che lega anche tutti gli altri comuni sotto uno stesso cappello e non si può tirarcene fuori, come poi dopo è stato possibile farlo, ma sempre per effetto quando c'eravamo noi, c'ero io come presidente di CAV, ci siamo tirati fuori, ma quando il contratto è squilibrato noi bisogna cercare di migliorarlo, non abbiamo altre possibilità, non è che si poteva disdettare un contratto e mandare a casa Veolia, questo dobbiamo non era possibile farlo. Grazie a Mungai. Montalto. Allora, a Massarosa effettivamente paghiamo la pressione fiscale su famiglie e imprese è veramente insostenibile, si paga tantissimo di spazzatura, si paga ovviamente la minimu e effettivamente tutte le tasse che il comune può mettere al massimo ce l'ha messa al massimo, questo è un dato di fatto, però voglio dire le tasse a Massarosa non sono, la gestione delle tasse non sono solamente rifiuti, noi ci proponiamo per abbassare le tasse, cioè più che altro una riorganizzazione di tutto quella che è la raccolta dei rifiuti. In questo caso abbiamo uno slogan molto caro ai grillini, nel senso di io, rifiuti zero. No, più differenzi meno spendi, nel senso di creare delle isole dove il rifiuto, così come fanno nelle province vicino a noi, a Pisa per esempio, il rifiuto differenziato viene pesato e con la tesserina sanitaria automaticamente in base a quanto uno porta, con dei calcoli ovviamente dei modelli, se uno differenzia tutto automaticamente non paga nulla o comunque paga pochissimo, questo per quanto riguarda quella tassa. Poi ovviamente noi dobbiamo necessariamente calare le tasse perché le imprese stanno chiudendo, i negozi stanno chiudendo, per cui noi dobbiamo in qualche modo riuscire ad abbassarle abbassando i costi per far sì che i negozi rimangono aperti, perché i negozi a Massarosa sono comunque un servizio al cittadino, così come nella zona di Montramito noi dobbiamo agevolare in tutti i modi le imprese, chiaramente le imprese che apriranno a Massarosa avranno degli sgravi fiscali fortissimi. Bene, grazie anche a Montalto, ci sono repliche su questa domanda, sì. Avete alzato la mano insieme, prima Coluccini e poi Marcello. L'ho stuzzicato tutti. Allora, Mungai sostiene una cosa che non corrisponde al vero, cioè il merito di 147 euro mi sembra, a tonnellata, 134 più IVA, senza IVA. Più IVA e 140. Con l'IVA. Ok, e allora la tariffa prima di Mungai era autodeterminata a 92 euro, certo. Mungai aveva con una delibera anche approvata in consiglio comunale trattato con Verà il rinnovo di 10 anni del terribile contratto Davidi che come adesso lo chiama e una tariffa di 200 euro, per fortuna Viola è andata insolvente, questo lo dicono i tuoi colleghi sindaci tutti della tua area di sinistra, è scritto sui giornali nero su bianco. Marsili. Io mi leggo a Coluccini perché la verità, nel senso in parte, allora intanto martedì il signor Mungai si è permesso di dire che lui, grazie a lui Falascaia è chiusa, quando invece stava chiudendo un contratto all'insaputa di tutti i sindaci, cioè questo all'insaputa, perché andiamo a chiedere agli altri sindaci, lei stava, e meno male sono intervenuti delle persone per dire dei cittadini, e quindi questo è una cosa importante per le tasse, volevo dire a Montalto, la gestione deve essere di un porta a porta, cosa che invece l'amministrazione Mungai l'ha fatta anche lì con un 42%, cosa che i cittadini potevano risparmiare, e l'altra cosa noi avevamo chiesto che loro rimanessero con la Tarsu, che si poteva rimanere in Tarsu e non occorreva andare a queste cifre elevate all'inizio. Abbiamo calato le tasse per quanto riguarda la refezione scolastica e i trasporti scolastici, l'anno prossimo caleremo anche la TASI, nel bilancio che abbiamo approvato c'è una riduzione del 10%. Non è vero che non abbiamo fatto niente per ridurre la spazzatura, perché abbiamo fatto il patto per l'ambiente e questo consente ai cittadini di avere delle riduzioni. Non è vero che per quanto riguarda il contratto che si stava modificando con gli altri comuni non ne sapessero nulla, perché c'eravamo tutti sindaci, poi non ne facemmo di niente. Dobbiamo chiudere qui, ci sono altre repliche, ancora Coluccini.
Sì, vorrei dire anche una cosa però a Marzini in questo caso. La raccolta porta a porta fatta su tre strade del comune costa 1.200.000 euro circa su un contratto di 3.800.000. Secondo me per abbassare la tassazione sui rifiuti si passa dalla valorizzazione di Pioppo Gatto nel trasformarla in ricicleria. Prego, continui pure con Luccini. Finalmente, mi sembra che siamo sempre andati nella direzione opposta. Tempo terminato, se avete finito di parlare la parola passa di nuovo a Marzini. Allora, il porta a porta si è fatto per dire in maniera proprio concreta, cioè quindi partire e raggiungere il porta a porta, abbiamo automaticamente degli sgravi, riusciamo a guadagnare, perché il rifiuto è guadagno. Cioè il concetto per dire di creare delle isole, bisogna partire col concetto dei rifiuti, del rifiuto zero e riciclo, quindi porta a porta. L'amministrazione aveva provato a fare con i comuni, si è fermata, come tutte le cose, fanno tutto approssimativo, hanno iniziato tutto e terminato niente. Chiudiamo qui sulla questione tasse e rifiuti, allora andiamo con un break pubblicitario, ci ritroviamo però tra pochissimo, un paio di minuti e siamo di nuovo qui, a tra poco. Grazie.